così dura la situazione delle donne che Cipriani in 10 minuti ci dirà. Diciamo che mi sembra di poter partire da queste prime affermazioni che ha fatto il nostro presentatore, cioè questo che è anche la maggioranza, cioè che questa è un'importanza, che la materia è talmente complicata, talmente complicata e che ha questi grandi risultati, diciamo, di coesione che effettivamente anch'io la vivo come tutti in partenza. Io ho conosciuto tra le giudici dicendo il lavoro del consigliere di parità qui della provincia di Roma nel 2000, da cui sono la consigliera nazionale di parità, e naturalmente diciamo di spiegare un impegno ovviamente con altre tematiche simili problematiche legate appunto al disagio donne, e c'è chi ha cominciato questa collaborazione in questi anni, e questo scambio anche di informazioni, ma anche di sensazioni, ma anche di forse di dubbi, cercare la strada di fare la cosa migliore per arrivare poi a un tentativo di soluzione di questo tipo di problemi. E infatti ho seguito con lui proprio la leader di questa legge, quindi io la saluto con una grande gioia e una grande disponibilità. Ho letto anche le altre leggi, quelle degli altri leggi che venivano prima citate, c'è anche la Lombardia, che sono anche queste delle leggi molto interessanti, una grande disponibilità, una grande accortezza, diciamo, in tutte le sue tematiche. E credo che il secondo punto da sottolineare, mi pare qui anche stato detto, è che c'è assolutamente bisogno di mettere in campo tutte le risorse che ci sono sul territorio, quindi fare rete tra tutti i soggetti che a vario titolo operano su queste problematiche, e anche l'altra straordinaria leva e l'altra iniziale rivolta in qualche risultato. Le consiglieri di parità, non tutti lo sanno, e molti di voi sì, perché probabilmente me l'hanno spiegato altre volte, sono una rete che sono sul territorio nazionale, sono una delle province, una delle regioni che c'è nel centro nazionale, e si occupano delle discriminazioni di genere e dei fenomeni che sono dei fenomeni di, chiamiamoli, non lo possiamo chiamare mobbing, proprio perché non ha una legge, quindi non riusciamo, diciamo, a intervenire in quanto tale, però non interveniamo su tutto. E interveniamo sui fenomeni legati alla non avvenimento della legge, quindi per la nostra normativa è considerata se stessa, quindi tutto quello che era passato a situazione di comunità staccato proprio all'attività e all'azione della comunità, quindi può intervenire direttamente nel sociale, quindi può anche dare prese alla prima questa situazione. Inutile che vi dica che i dati che ci dà la purtroppo sono reali, anche se non sempre si arriva alla denuncia, c'è una difficoltà, c'è una riserva, c'è una paura ovviamente, soprattutto in questo momento, anche di fare una relazione di lavoro con il posto di lavoro, che sono difficili anche le donne a non denunciare, però purtroppo quello che ci sono i dati sono i dati che sono i dati molto difficili di comportamento, diciamo, non corretto, che deve essere la cosa che dicono effettivamente il dato, dei contenuti alimentari, insomma la condizione lavorativa della donna, è vero, ha delle caratteristiche che sono più critiche rispetto a quelle. Io onestamente penso anche, questo diciamo per dire ovviamente, per rimanere un po', le indipendenti. Io dico anche che accanto a tutto questo, quindi accanto alla lettura del territorio, le ricerche, i numeri che ultimamente ci vengono
quindi cerca di affrontare un po' tutti i mezzi, no? Perché c'è la produzione di un coltello, c'è la ricerca appunto della rete, quindi la sistemare un po' una condizione che sia la condizione che riesce a trovare la sua sintesi. Ecco, questa io credo che possa essere effettivamente foriera di un'azione concreta. Noi sicuramente dobbiamo anche lavorare perché ci sia forse una maggiore precisazione di un percorso normativo, perché sicuramente sono produttori, perché poi sono di tanti. Però ecco, io credo che se con questa legge noi riusciamo anche a far crescere una diversa atteggiamento, una diversa sensibilità all'interno dei nostri lavori, perché di questo stiamo parlando, io credo che questo possa essere un primo importantissimo risultato che può ottenere questa legge. Sa che anche Papa Francesco mi sia contento che l'ultimo che ci divenne, che lui dice che ci pagano di meno, che ci divenza, l'unica voce diciamo che autorevolmente parla sulla condizione della donna, infatti abbiamo questo appuntamento, vediamo se riusciamo ad averlo, che devo dire magari forse riusciamo anche ad avere una spinta sotto questo punto di vista, Dio santo.